sentire le tue Beh, poesie, io allora. ho portato qualcosa, alcune le ricordo anche a memoria, perché la pagina io ne ho tutte un centinaio. E le mie poesie sono legate sempre, ispirate ecco, ai luoghi, ai personaggi, perché vado in un luogo, mi ispira il luogo, quindi arrivo a casa e scrivo la poesia. Non si sente? Metti più vicino. Ah, lo devo avvicinare, io non ho idea. Vuoi il mio? Così un po'? Aspetta, lo devo alzare un po', forse è così? Sì, Si sente meglio? Io non lo so fare. Mi scelgo se è brava. Io bravo in tutto, anche a leggere nomi impronunciabili. Così va bene? Sì. Si sente? Sì. Una poesia che in effetti mi sta a cuore molto perché parla della donna, madre, Dea. Però vediamo un po' se riesco a trovarla. Eccola, comincio con questa poesia molto breve, però l'ho scritta da poco, e, cioè da qualche anno, perché alcune sono state scritte anche 20-30 anni fa. Però questa è abbastanza recente. Donna, madre, Dea. Donna, madre, Dea. Il tuo grembo genera vita. L'immenso universo accetta i tuoi doni. Nell'opaco mondo che annulla coscienze, sii quel vero. Esci dalla nebbia del tempo. Che la bandiera della libertà sia il tuo vestito di donna, madre, Dea. Poi leggerò, questa anche mi lega a un luogo molto particolare, perché visita Iavianello, che è un paesino della Lucania che fu abbandonato nell'80 dopo che c'è stato il terremoto dell'Irpinia. Io andai lì anni fa, perché vado spesso in Lucania, il paese confino di Carlo Levi, e andai a visitare questo paesino che sembrava un presepe. Mi piacque tantissimo. Scendevo, sai, un po' come le nostre altre casette mediterranee, contadine, no? Il focolare, il camino, i portali. Mi innamorai di questo luogo. Anche dopo qualche anno scrissi una poesia a Dianello. Ciò che mi è accaduto poi è magico, come un po' avvengono a volte delle magie, degli intrecci magici direi, perché 2 anni fa ho conosciuto un signore della Lucania al quale raccontavo questa storia di Arianello e che dicevo che peccato che ha abbandonato, come sarebbe bello se tornasse in vita. Anche questo signore mi dice, Valentina, ma tu lo sai che io conosco Rocchina Lepore, che è una signora che adesso è adulta, è nata ad Arianello, ha dovuto abbandonare da giovane quel luogo dove era nata, vissuta, c'erano stati i suoi antenati, bisnonno, il nonno, il padre, quindi lei è molto legata a quel luogo. Anche ha costituito già da qualche anno fa un'associazione, Salviamo Arianello. Io infatti l'ho postata pure sui social e praticamente è arrivata anche a loro, sono rimaste felici perché c'è questo intreccio, io ho scritto questa poesia anni fa, poi vengo a conoscenza di questa signora Rocchina Lepore che dice Salviamo Arianello. Quindi per me questa cosa è stata molto importante. Allora, Arianello, nei vicoletti a saliscendi si rincorrevano le capre e i bambini, l'armonia regnava tra l'impasto del pane e il fuoco nei camini. Piccolo borgo, sei rimasto solo, senza più voci e senza più respiri. Quel di lontano la terra tremò e le ferite rimasero nei muri di casette dove regnava l'armonia. Adesso l'abbandono regna ad ogni intorno, mentre finestre come occhi disperati invocano aiuto alla terra e al creato. Ma sopportiamo la tua lenta agonia. Perciò resisti ancora, non morire. Forse un giorno riprenderà la vita e
ci saranno voci e respiri con le caprette e i giochi di bambini. Sapri, e a un certo punto erano venute tutte queste caprette. Ci sono sempre le caprette, sì, quei luoghi abbandonati, perciò è rimasto impresso, poi le ferite e poi le finestre che non avevano più le imposte, sì, praticamente danno veramente l'idea agli occhi ormai vuoti, disperati, che è come se implorassero l'universo per dire veniteci in aiuto, non vogliamo morire. Quindi sembrano proprio, mentre le porte sembrano bocche. E anche le caprette in fondo, le no? Caprette, che si accontentano di poco, sì, e fanno vivere anche. Le bane trovano tantissimo in giro perché in un posto abbandonato è sempre così. Però mi rimase impresso e poi guarda caso che cosa è successo di particolare, che io 3 anni fa ho conosciuto Rocchina Lepore, salviamo Agnello, la sua associazione. Ma perché sei magica? Grazie, grazie tantissimo. No, perché quando vado in un luogo io lo sento. Sì, ma sì, si capisce. Cioè, ascolto le vibrazioni del luogo. Si capisce. Ho fatto sempre fin da bambina, ecco perché per me i luoghi dove ci sono le case antiche, le pietre, proprio c'è qualcosa e mi arrivano con una calamità. E quando li vedo abbandonati oppure in agonia, sto male, vorrei che ritornassero in vita. Ma c'è anche per far visitare a tutte le generazioni future, che possano in qualche modo capire come anche fatto oggi abbiamo tutte costruzioni moderne, invece le casette dei contadini per me erano bellissime, con le volte, le scalinate, molto bene. Questa, allora, questa è in dialetto, la voglio leggere, in dialetto foriano, proprio dedicata a Forio, che è il mio paese nativo, no? Sono nata e quindi lo tengo sempre a Furia. Furia è un paese bella assaia, perché quando un sole non tramonta mai. Pure notte, quando c'è stata una nera, Furia c'è la luce e calora come la scimoniera. Ci chiamano tutti stata cena e con invidia, perché ai nemici nostri noi portiamo sfiga. È stata una fucina di artisti e letterati, e posso dire che tutti l'hanno amata. Ma Furio è pure anima inquieta, per chi la sua natura non apprezza e non fa sconti se la tratti senza alcuna tenerezza. Furio ti culla, ti sveglia, ti addormenta, ti mette pace dentro, ma anche il gran tormento. A Furio ci sono nata e sempre torno, anche se più sventrata la trovo ogni intorno. Grazie. Un omaggio a Furio, anche se mi dispiace quando vado lì, cioè trovo sempre che ci sia più degrado, non c'è la cura, il luogo. C'è anche l'isola in generale, potrebbe avere tanti luoghi bellissimi, non sono curati, non sono tenuti bene, quindi... Però non io dico sempre, oggi sì, arrivando da Trevento... Sì, esattamente parlando sì, però io dico sempre che se il luogo è curato ci dona anche benessere, perché un luogo trascurato non ci dà benessere, anche una natura trascurata con gli alberi incolti che crescono li chiamo mostri, non ci dà benessere, non dà benessere né a se stessa la natura, né a noi che la dobbiamo ammirare, la dobbiamo, come dire, vivere. Invece quando la natura è curata stiamo bene, ci dà un benessere e sta bene anche la natura stessa. Questa qua, maschere, se posso ancora leggere. Sì, sì, questa la vogliamo dedicare a Bruno Mancini, che è l'uomo più sincero e aperto e... piace. È assurdo, le chiamo maschere perché è proprio l'uomo più sincero, aperto, comunicativo e senza veli che conosco, sei d'accordo? Sì, e poi leggerai, adesso sentirai che l'uomo che tiene la maschera, alla fine dei conti prende in giro solo te stesso.
infatti, infatti non lo prendeggiano nessuno. No, assolutamente no, perché le citavo e chiamo i nostri peggiori nemici. Allora, maschere. 10, 100, 1000 maschere sul palcoscenico della vita. Allegre, tristi, annoiate, stanche di una recita infinita. Buttami la maschera, stupido pagliaccio. Mostra la tua forza ed anche il tuo coraggio. Tremi ed hai paura, perché nudo ti senti. E quando poi ti accorgi che hai recitato invano, non puoi tornare indietro, maschera rimani. Ricorda sempre che il 5 per 1000 si può dare la vita, no? E questa è una buona occasione, perché insomma è una persona così onesta, così sincera, così aperta agli artisti del mondo, perché abbiamo sentito povera Lucia, che insomma dare il 5 per 1000 sarebbe il minimo, no? Alla vita. Bene, io ti ringrazio tanto, spero di averti presto di nuovo ospite a Roma, in un giorno senza parlare. In un giorno, brava, in giorni in cui ci si può spostare anche con, cioè, con Pullman, sì, in maniera più... Con i tuoi quadri, magari. Con i miei quadri, Uno. Dici, dai, uno. Sono grandi i tuoi quadri. Sì, sì, molto grandi. E allora, però, ospite sempre, aspetto. Come? Però ospite io da te. Un grandissimo applauso a Clementina.